L'Usinese concede il bis e per il secondo anno di fila giocherà la finale regionale della categoria juniores. Contro il Fertiglia bastava un gol per rimontare la sconfitta della gara di andata, terminata 3-2, ma la banda barrucca è andata oltre vincendo addirittura 4-0. Pronti via, i rossoblù hanno l'occasione di portarsi in vantaggio. Scambio Santorulai, palla per Fonesu che da due passi manda alto. Il Fertiglia risponde con un calcio di punizione di Nuoto, che cerca di sorprendere il Tanca sul primo palo, palla fuori. Al 17° l'Usinese passa. Punizione da 30 metri di Tedde, palla che schizza in area di rigore, Soggiu para ma non trattiene, Fonesu si traveste da Pippo Inzaghi e mette in rete. 1-0. Il Fertiglia prova a scuotersi subito. Nuoto si incunea tra Pisoni e Ghiani e viene messo giù al limite dell'area. La nutrita barriera impedisce a Tanca di vedere partire la traiettoria che Nuoto disegna in maniera quasi perfetta, palla fuori di un niente. Gli ospiti ci provano ancora sul calcio piazzato, questa volta è il turno del capitano Maurizio Idili a far gridare al gol al numeroso pubblico di Fede Giuliano. Palla fuori, ancora una volta di pochissimo. In chiusura di tempo arriva il raddoppio dell'Usinese. Calcio d'angolo di Santoro, Lai stacca di testa e la sfera colpisce il braccio di Langella. Per l'arbitro è calcio di rigore. Il ralenti evidenzia la posizione scomposta del numero 2 di casa con il braccio molto largo rispetto al corpo. Batte Lai che mira al 7 non sbaglia, 2-0. L'ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Secchi che sul calcio di punizione di Nuoto non trova la deviazione all'altezza dell'area piccola. La ripresa si apre ancora sotto il segno dei rossoblù, che sprecano una ghiotta occasione con Tedde per portare a 3 le reti, cosa che in realtà succede molto presto. È il 4° minuto quando Lai, servito da Pisoni, tra i migliori in campo, lancia di prima Fonesu che scatta sul filo del fuorigioco, anticipa di punta Soggiu e mette dentro il 3-0. Il ralenti evidenzia la posizione praticamente in linea del numero 17 di casa, che mantiene la freddezza necessaria per battere Soggiu. Marcomini prova da portare dei correttivi, ma la linea alta della difesa è facilmente vulnerabile. Qui è Santoro ad avere l'occasione buona, ma calcio a fuori. Il Fertiglia però ha 5 minuti di fuoco in cui poteva cambiare la stile della partita. Al 13° centro di Cincotti, la difesa buca, Carboni tenta la conclusione, ma un grande Tanca nega la possibilità di riaprire il match. L'azione successiva è di chiaro stampo rugbistico. Sponda centrale di Gianluca Idli, ci provano prima Becca, murato da Baldini, poi ancora Carboni, ma Cubedu compie un autentico miracolo e gli nega la gioia di un gol più che probabile. Sul corner seguente, altra chance per il Fertiglia, De Luca colpisce il palo, disturbato, forse in maniera fallosa, da Ghiani. Da questo momento in poi inizia una partita nella partita, quella tra Soggiu e l'Usinese. Il portiere, sfortunato in occasione del gol dell'1-0, si rifà con gli interessi. Prima para su Lai, poi devia sul palo una punizione di Tedde e con un gran colpo di reni prende anche la ribattuta dello stesso Lai. E 3 minuti più tardi chiude ancora lo specchio lo stesso numero 9 di casa. Al minuto 80 è il turno di Marco Iba, che arriva tu per tu con Soggiu dopo una bella azione personale, ma il numero 1 ospite smanaccia il tentativo raso a terra. Soggiu Iba atto secondo, anche questa volta vince il portiere, che respinge il piattone destro dell'attaccante rossoblù. Il numero 1 di Giuliani regge sino al 90°, quando Lai cede palla ancora a Iba, che prova questa volta la conclusione di forza, palla sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Lai che questa volta non può proprio sbagliare. 4-0, iniziano i festeggiamenti in campo e in tribuna. L'assessorato allo sport del comune di Usini premia la squadra per la vittoria del girone D del campionato juniores. Medaglie per tutti in attesa di giocare la finale, sabato 6 maggio contro il Carbonia. Quella partita, tanto sognata da un anno, ora è finalmente arrivata.